Ma benvenuti nuovamente a una puntata sui videogiochi, quest'oggi ancora con Minecraft. Però questa volta non farò lo stupidino come ho fatto la volta scorsa, nascondendo che io in realtà gioco a Minecraft da un bel po' di anni, perché ne è passato del tempo da quando l'ho comprato e usato per la prima volta. Sono stati anni in cui non l'ho utilizzato, poi l'ho ripreso in mano sotto la quarantena per giocarci con i miei amici. Qua potete trovare tutti i miei social, potete seguirmi anche lì. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina perché cercherò di fare più di qualche video a settimana per tenervi compagnia in questa torrida estate. E come dicevo, ho ripreso a mano questo Minecraft con i miei amici e questa volta voglio farvi vedere che cosa abbiamo realizzato durante il periodo della quarantena. Nel nostro server privato che ho tirato su io e in cui noi giochiamo. Ma prima, sigla! Eccoci. Questa è l'ingresso praticamente del mondo. Riprendiamo a questo punto la partita e che cosa ci viene davanti? Ho una bella salita piena di fiori. I fiori si sono riprodotti da soli e questa è l'entrata della mia casupola. C'è un cavallo che in realtà era praticamente qui quando ho spianato questa montagna e l'ho rinchiuso dentro a questa gabbietta. Ormai l'ho anche addomesticato, potrei prenderlo fuori. C'è il cancelletto per farlo entrare e uscire. Ma che cosa c'è qua attorno? Perché l'ho costruito qui il mio palazzo, la mia reggia, diciamo così? Perché là in fondo c'è una mansion, una delle ultime novità che hanno inserito in Minecraft, non l'avevo mai vista, è praticamente una mega villa piena di mostroni cattivi, un villaggio lì che ho addirittura, e questo l'ho fatto in creative, lo ammetto, tutto quello che non vi dico e specificatamente non l'ho fatto in creative, questo qui l'ho fatto in creative, come poi tutte le ferrovie che sono qua. Il resto l'ho fatto in survival perché là in fondo c'è una casa che hanno fatto i miei colleghi e un altro villaggio qui. Se volete, vi lascio il seed che è giocabile anche nella 16.2, quindi eventualmente potete. Questa zona non è molto distante da dove vi spawnate all'inizio, quindi girando un attimo la potete trovare abbastanza tranquillamente. Dovete seguire i funghi, vi dico solo questo. Ma entriamo in casa, ecco il cancelletto. Ovviamente c'è la pedana a pressione che richiude in automatico. Sta già venendo notte, adesso andremo a dormire, ma a un certo punto potrei fare anche spawnare i mob, che tanto è tutto in sicurezza. Qui c'è la piccola piantagione dove c'è praticamente tutto, dalle rape alle carote, alle patate, abbiamo la zucca, due angurie e il classico granone. Come potete vedere, questa è una ottima, molto compatta posizione. Se potete vedere sotto, sentite tutti gli animali, è perché c'è un altro ripiano che potete intravedere, così faccio entrare la luce solare da qui. E la stessa cosa qua, dove aprendo questa botola si può accedere all'acqua infinita, perché basta fare quattro blocchi di acqua per averla infinita. Chiudendo la botola non ci si cade dentro e non si rischia poi di non riuscire più a uscire. Quindi questa è la compostiera dove ci si può mettere i resti delle cose. E sì, ecco le lampade, quelle fatte già col ferro. Quindi ho utilizzato moltissimo ferro, tra l'altro, perché serve praticamente un ingotto intero per fare una sola di queste lampade. È abbastanza uno spreco. E questo è l'interno del mio appartamento, con il soffitto aperto. Come potete vedere, degli stendardi che vanno a bloccare il letto, una cassa con della roba che ho già dentro, che ho recuperato nelle varie missioni, pezzi della vecchia armatura. Se avete notato, ho uno scudo in mano perché il mio personaggino Duke Nukem è ora rivestito con una bellissima armatura in ferro, diciamo, alla fine è quella più comoda, a parte quella in diamante, se proprio non riesce a recuperare il diamante, però va bene, cioè alla fine quella in ferro secondo me è quella che va meglio. Queste sono tutte le risorse che abbiamo fatto
giocando della serie, abbiamo giocato abbastanza durante questa quarantena, pochi diamanti, dire il vero, ho trovato anche smeraldi e la polvere di redstone. Ho due fuochi perché di sicuro aiutano, qui tutto il cibo quasi al massimo, diciamo che questa struttura qui già piccola è più che ottima per il sostentamento di una singola persona, non perdetevi a fare chissà che piantagioni di roba, cioè dovete solo sopravvivere voi, non fare chissà cosa. Ho interrato il tavolo da lavoro perché è una cosa abbastanza inutile tenuta su, però non vi ho fatto vedere le altre cose, tutto il materiale che ho recuperato. Qui ci sono dei binari attivatori, degli altri binari, ci sono delle cose già craftate, un po' di colori, un po' di lana. Qui invece, ecco, abbiamo un po' di drop degli animali, ecco, con anche lo standard del malaugurio, perché sì, perché abbiamo praticamente difeso un villaggio due o tre volte da questi villici che ci hanno attaccato, e scendiamo al piano di sotto. A questo punto è notte, però con gli animali non dormono. Qui c'è l'incudine per sistemare oggetti già craftati o meno. Qui c'è il passaggio per l'inferno di Minecraft, non è ancora stato attivato. In realtà l'ho richiuso solo perché nel passaggio dalla 15.2, in cui era nata questa mappa, alla 16.2 hanno fatto dei pesanti aggiornamenti dell'inferno, quindi prima di aggiornare la mappa ho deciso meglio chiudere l'inferno per evitare di andarci e distruggere praticamente tutto. Come vedete ho messo anche le luci nei villaggi, così da renderli spawn free e i villagers possono sopravvivere. Questo era uno spazio per i conigli che non ho ancora trovato. Quindi abbiamo i maiali, abbiamo le vacche, abbiamo le pecore e là in fondo praticamente le galline. Qua sotto c'è un ripiano sotterraneo dove si può andare, al momento è ancora poco utilizzato. Qua ci dovrei mettere delle altre cose, come un cactus qui ed eventualmente qualche cos'altro che potrebbe avere bisogno della luce solare che filtra da tutti questi ripiani. E poi questo qui, il tavolo di incantamento con tutte le librerie, questa è la dimensione ottimale per ottenere il massimo risultato. E qui c'è l'inizio delle nostre ferrovie. Non la prendo adesso, vado a dormire perché è meglio prendere la ferrovia di giorno per farle vedere meglio dove porta, che cosa ho collegato, come l'ho collegato e via dicendo. Come ho detto, la ferrovia l'ho fatta, eccetto questa qui che andrò a prendere ora, perché non riesco mai a entrare qua dentro e dire che l'ho fatto io. Vabbè, tutte le cose automatizzate perché sennò mi dimentico come fare. Eccetto questa prima ferrovia qua, le altre le ho fatte in creative. Ma prendiamo questa, attiviamo il pulsante e andiamo su direttamente a vedere dove ci porta. Ovviamente totalmente automatizzata, iper veloce, esce anche all'aperto, la mia casupola è là sopra e ci stiamo avvicinando, qua ci sono delle api, alla prima stazione ferroviaria. Tende ad andare un po' lungo, poi non ho ancora risolto il problema, bisogna picconare e poi rimetterlo nella sua posizione. Ma entriamo nel villaggio, che anche questo come potete vedere è mob free, dove in realtà ci siamo installati all'inizio. Infatti potete vedere già dei maiali qui che avevo addomesticato praticamente, come le mucche e le galline che ti fanno le uova e qui nascono a loro volta nuove galline. Qui non è mai cresciuto questo albero, vabbè. È un villaggio abbastanza grande, questo qui ci sono anche i villagers che, se potete sapere, vedete, potete scambiare gli oggetti con gli smeraldi, in realtà sarebbero anche comodi. No, tu non scambi, scusami, non volevo menarti. E questo, c'è il golem che è insito in ogni villaggio, che difende i villagers, ciao golem, da tutti i nemici. Questo è un villaggio molto particolare perché in realtà ha un casino di cose da esplorare, è pieno di grotte sotterranee ed è molto bello per questo, se vi piace fare i minatori, è pieno, ma veramente pieno di grotte, facilmente anche accessibili all'aperto, quindi le puoi vedere, molto interconnesse, c'è proprio un via vai incredibile
di grotte che si possono tutte esplorare. Come dicevo, appunto, c'è questa ferrovia che adesso vi farò vedere. I villaggi, dalle nostre abitazioni sono comunque ben separati. Potete vedere anche che avevamo fatto in inizio una piantagione di canne da zucchero anche lì e via dicendo per iniziare. I miei amici tendono a essere molto più a ragionare molto più in grande rispetto a me. Questa casa piena di appunto una piantagione incredibilmente ampia, cioè inutile una piantagione del genere. E questo qui è un altro modo di tenere le galline al riparo, separate dal resto, perché ogni tanto tendono a fuggire. Quindi cercate di, soprattutto le galline e adesso mi pare. Ce la faccio. E i conigli tendono a saltare e a saltare anche fuori dalle recinzioni, quindi cercate di farle in un certo modo. Qui siamo andati a recuperare della lava per buttare via gli scarti che non ci interessano e via dicendo. Noi adesso torno giù e vi faccio vedere dove proseguono le grotte, le gallerie e tutto quanto. Ah, qui mi sa che non avevo ancora aperto perché è quella vecchia. Quindi andiamo giù a vedere. E infatti è ancora quella vecchia. È ancora quella vecchia perché non avevo aperto il mondo. Eccolo qua. Eccoci qui. Quindi, qui è un'altra galleria che avevo fatto. Diciamo così. Anche qui, in realtà, avevo già costruito tutto in Creative, non l'avevo ancora aperto semplicemente per comodità nostra, tutto un passaggio col treno per andare da un'altra parte, che adesso ho lasciato indietro ovviamente. Niente, non mi fa salire, quindi andrò a ritroso. Anzi, no, perché faccio qui? Facciamo prima fare. Sì, andiamo da questa parte. Andrò a ritroso per questo pezzo di ferrovia che così ve lo faccio vedere a piedi, perché ovviamente ho lasciato il convoglio dall'altra parte. Quindi, no, molto utile questa mia cosa. Sono proprio fuso io. Mamma mia, no, non è possibile. E allora andiamo avanti perché comunque il tempo passa. Sono praticamente arrivato al primo svincolo. Questa è l'area che porta di nuovo a casa mia. E saliamo. Ovviamente tutti i cancelletti sono automatici. Come vedete, ho utilizzato i blocchi di redstone qui sotto, ma si può ovviamente fare prima utilizzando un blocco normale, sottomettendoci una torcia di redstone. E quindi, ok, ecco, siamo quindi di nuovo a casa mia. Forse non è il massimo della comodità, direi, però qui potete scendere, ci sono degli altri alveari che erano già formati, io li ho riadattati per prendere fuori il miele, mettendoci sotto un fuoco da campo, anche questa è una nuova introduzione di quest'ultima versione. Gli assi li piazzo lì perché al momento non mi servono. Eccoci qui. Quindi, no, non dovevo salire. Vabbè, saliamo e torniamo dall'altra parte così vi posso far vedere. Intanto mangio una carotina per recuperare un po' di vita. Mentre sono qua mi tolgo anche l'armatura proprio per farvi vedere il mio bel personaggino seduto sulla. Eccoci qua, che siamo arrivati. Oh, ok, questo qui è tutto un lavoro di praticamente del mese abbondante di quarantena che c'è stato. E questo pulsante serve per attivare momentaneamente la redstone in modo che possa
attivarsi e far muovere più rapidamente il carrellino. Da questa parte, quella parte là l'avete già vista, però in effetti vi devo far vedere l'altro pezzo. Ecco, io intanto faccio vedere il mio personaggio da fuori che si prende il suo carrello, guardate un po'. Ciao! E quindi qua siamo quasi arrivati. Ecco qui. Ok, quindi... E andiamo dall'altra parte per farvi vedere dove avevamo già progettato di costruire altre case. Questa è veramente una bella mappa, perché sotto ci sono anche, dopo che ci porto, dei bei canaloni. E un'altra cosa, due miniere, tutte da esplorare. Quindi sicuramente qua su questa mappa, se si è in un gruppo e piace esplorare, vedere queste cose, di sicuro aiuta particolarmente. Qui adesso tiro giù qui e vi faccio vedere dove siamo praticamente arrivati. Vista dall'alto, sopra delle montagne che sono qua vicine, quindi di sicuro è interessante anche qui da farci un'abitazione e quindi anche sopravviverci, cioè avere una bella vista la mattina e via dicendo. Ovviamente tutto, come vedete, si apre, si chiude benissimo. Adesso vediamo un attimo di farvi vedere tutto il resto della mappa, sperando che il tempo non sia così tiranno come invece potrebbe sembrare, perché stiamo già raggiungendo un bel minutaggio. Io vi sto spiegando, vorrei essere un attimo rapido, ecco, diciamo così. Quindi ok, però e andiamo direttamente a questo bellissimo passaggio sotto l'acqua. Questa è per velocizzare gli spostamenti, alla fine esclusivamente per velocizzare gli spostamenti. Ecco qui, l'unica problematica che non ho ancora ben risolto è appunto quella del queste interruzioni dovute alle fermate, perché comunque ho visto che gli scambi o altre cose non funzionano proprio bene. Secondo me dovrebbero molto metterci le mani sulla parte della ferrovia. Qui è prevista un'altra fermata, come potete vedere, e qui siamo arrivati all'altro villaggio. Ormai è quasi sera, ma sinceramente non mi interessa più di tanto. E andiamo da quest'altra parte sì, cari miei, c'è ancora un'altra parte totalmente aperta, è quella che vi porta alla mansion, perché vi voglio portare alla mansion e farvi vedere com'è fatta momentaneamente all'interno. Poi fuggirò, altrimenti morirò anche questa volta, cosa che non tengo minimamente a fare. Mi rimetto l'armatura giusto per sicurezza, visto che la notte è meglio avere l'armatura. Un giro all'esterno e qui porta praticamente già alla mansion, dove adesso vi faccio fare un giro veloce all'interno. C'erano già presenti alcune... No, scusa, non volevo, ci sono già i mob che ragliano, quindi meglio non disturbarli più di tanto, ritornare nella propria area di sicurezza e col trenino tornarsene indietro. Comunque, eventualmente in un'altra puntata vi farò vedere come è strutturata anche questa mansion. Sì, non so se avete notato, a me piace lavorare appunto queste ferrovie, perché mi dà la soddisfazione di creare mezzi di trasporto e quindi può essere interessante. Ovviamente la si fa in creative, perché Minecraft alla fine è un gioco abbastanza noioso, c'è poco da dire e dopo un po' tende a diventare noioso e devi cambiare
mappa, perché altrimenti non, cioè non ti diverti più. Abbiamo notato in tanti e via dicendo. Qua sto andando nella miniera. Sto andando nella miniera per farvela vedere. Il minutaggio è già parecchio elevato, ma io proseguo ancora con l'ultimo passaggio. Questa è la prima miniera. Qui inizia praticamente. È una bella miniera, sostanzialmente molto vasta, che si interseca anche con diversi altre gallerie naturali, diciamo così, quindi c'è veramente tanto tanto da esplorare. Sto andando nell'altra miniera, nell'ultima miniera, questa qui. Questa qui non l'abbiamo ancora esplorata, infatti avevo fatto solo le fermate del treno per arrivare fino a qui, ma praticamente non l'abbiamo minimamente esplorata. Infatti adesso ritorno indietro perché si spawneranno un casino di mob. Torno per l'ultima strada, che appunto serve per ritornare al villaggio da dove siamo partiti all'inizio. Volendo, qua ci sono ancora molte risorse da tirare fuori. Mentre scavavo, sono andato avanti qui senza fare chissà che cosa, appunto perché non è che avessi bisogno di tutte queste risorse. Come potete vedere, qua c'è un passaggio tra una parte e l'altra, perché è ancora tutto in costruzione, e da finire. Questa qui. Là sopra potete vedere, se non la si vede molto bene da quest'area, è meglio andare dall'altra parte. E con questo vi chiudo praticamente il video. Oh, c'è un bel Enderman là. Là sopra potete vedere la mia casa, che riesce a scrutare, a farvi vedere praticamente tutto di dove abbiamo costruito. Spero che questo villaggio, queste strutture vi siano piaciute. È stata una cosa abbastanza rapida, diciamo, ma mica tanto visto i tempi. E eventualmente, se volete un gameplay o che vi spieghi più nel dettaglio come ho realizzato queste cose, giusto per farvi prendere anche spunto delle dimensioni che bastano per ottenere già degli ottimi risultati senza strafare, senza fare cose gigantesche, ditemelo, lasciatemelo nei commenti e poi ditemi che cosa vi interessa, e le prossime di Minecraft credo che ve le farò direttamente in live su Twitch. Alla prossima, quindi, ciao!